che è stato un bel torneo e merita l'ultimo premio Mimmo Raffa. Gli facciamo un bel applauso. Ecco, ringrazio Mimmo perché ha sacrificato tante serate, era lì sempre a rigare il campo, a preparare tutte le partite. Ecco, lo ringrazio di cuore per il suo servizio alla parrocchia. Ecco, nella parrocchia bisogna sempre rimboccarsi le maniche e darsi da fare. E lui l'ha fatto. Ma chi ce l'ha per una finale a Collina? Chi ce l'ha? Sera con la sua musica insieme a Enzo Spataro, poi ci sarà Luana Edà, ci sarà Floccari, c'è un po' tutti quelli che vogliono cantare qua con noi stasera. E allora intanto c'è la premiazione del torneo, Santissima Trinità, facciamo anche un applauso quindi a Vincenzo Angelone che ha offerto i premi. Miglior gol lo vince Salvatore Toscano, Amici di Gabriel, premia l'assessore Santo Spataro, miglior gol. Poi chiamerei anche l'ex presidente della PGS di Maine di San Lorenzo, Vincenzo Spataro, dov'è? Perché premierà miglior over, miglior giocatore, come uno dei migliori giocatori, Carmelo Toscano, con la speranza che si riaccenda anche a Maine di nuovo la PGS, Vincenzo, giusto? Bene. Poi c'è la Coppa Fair Play che la consegnerà Don Giovanni Zampaglione e la riceve Quelli del Ponte. Però non sento gli applausi, che succede? Siete impegnati a mangiare il pane? Quelli del Ponte? Bene, Fair Play. Premio io come presidente dell'associazione Laurenzianum il miglior portiere che è Francesco Gervasio di Olimpia 2000. Allora invece vorrei qui con me uno dei primi presidenti della Protorre, Peppe Spataro, a premiare il miglior over, Panzera Antonino, Amici di Gabriel. Ci sarebbe il capocannoniere, però ci sono gli ex equo. Mi dice Mimmo che non è stato possibile fare i rigori perché uno è andato via, forse, no? Quindi ora chi sta andando a campo? Con Deo Campo? No, facciamo due premi. Facciamo due premi, due capicannoniere. Il primo è. Uno è Bruno Nugera. Premia Natuccio Cozzupoli. Agli Amici di Gabriel, terzo classificato. Demetrio Rosage, presidente regionale della PGS. E allora premia il secondo classificato che è la Cubana. Una persona che ha portato lo sport a Maine di San Lorenzo a livelli anche alti, parecchio alti direi, Giovanni Villari, che premierà la prima classificata che è Olimpia 2000. Ai sogni miei, tu che mi hai dato la vita e spianato il cammino, mamma mi sento perduto, ti voglio vivere.